Buonasera, buonasera. Scusate le condizioni pessime di questa live. Tra l'altro non ne faccio praticamente quasi mai, però quando i fatti succedono, soprattutto quando un giornalista legge alcune cazzate, ha il dovere anche, diciamo, deontologico di intervenire per cercare anche di smontarle. Stiamo leggendo, è da alcune ore che è montato l'hype sul fenomeno Ibra. Stiamo leggendo una serie immane di cazzate. Intanto non è una criptomoneta così come viene presentata, perché chiaramente non sta su blockchain, quella pubblica, quella di Bitcoin, ma sta su una blockchain privata che il signor Mark Zuckerberg liberamente e legittimamente anche ha scelto di installare presso tanti piccoli provider, che poi tanto piccoli non sono, che sono le nuove multinazionali. Basta guardare anche la cerchia di brand che vengono presentati quando viene appunto, quando si parla di Libra. Abbiamo marchi importanti anche del settore del credito, Visa, Mastercard, tanto per farne alcuni, ma soprattutto è vero che non ci sono le banche, ma ci sono grandissimi player digitali e operatori anche di telecomunicazioni, operatori telefonici. Quindi questa è già, diciamo, la prima preoccupazione anche che si può avere, perché è vero che non è controllata da una banca centrale, è vero che è un asset, una cosiddetta criptomoneta stabile perché è legata al valore del dollaro, ma è anche vero che il monopolio di questa cosa ce l'ha una persona soltanto, anche se c'è un'associazione, una fondazione, un white paper, eccetera, è una tecnologia proprietaria di Facebook Ltd. Anzi, di Facebook Inc., scusate la serie Palo Alto. Quindi il problema vero adesso non è tanto capire come più velocemente potremo fare dei pagamenti tra persone o fare un acquisto online. Il problema vero è che abbiamo diverse miliardi di persone in tutto il mondo, che è vero, molte di queste non sono raggiunti dai servizi bancari, sono i cosiddetti sottobancarizzati, i paesi anche in via di sviluppo. Ci sono alcuni paesi tipo l'Africa dove, per esempio, non ci sono le banche, ma con il loro operatore telefonico riescono ad effettuare passaggi di denaro col cellulare e non hanno gli smartphone che abbiamo noi. È vero che c'è un problema da risolvere, è vero che Zuckerberg ufficialmente prova a dare una soluzione. Ma abbiamo già visto anche in passato che ci sono state da parte di Facebook delle gravi falle, dei problemi riguardo anche la sicurezza, la gestione dei dati dei suoi utenti. Su tutti parliamo anche dello scandalo Cambridge Analytica. Quindi non è la moneta che cambierà il mondo, non è la moneta globale. E quando anche fosse stata una moneta globale, però garantita da un'istituzione, anche bancaria, perché no, da una federazione di banche mondiali, forse staremo parlando di un qualcosa di diverso. In realtà stiamo parlando di un nuovo giocattolo che Facebook ha deciso di darci. Sicuramente sarà molto utile, ma non parlate per favore di criptovalute. È una sorta di franco con tanti benefit in più, ma non è una criptovaluta. Non sta su blockchain, non funziona come i Bitcoin. I puristi anche di Bitcoin diranno che probabilmente si tratta di scam, anzi, probabilmente molti già lo staranno anche scrivendo, se andate a dare un'occhiata soprattutto su Facebook. È sicuramente un fenomeno molto interessante, non credo sarà la nuova PayPal. PayPal nasceva in tempi molto diversi, c'era l'e-commerce che era i primi proprio vagiti, eBay non era Amazon e lo scambio di moneta da una parte all'altra era comunque più gestibile. Oggi abbiamo dei server molto più performanti, abbiamo Amazon che è un player anche molto importante sul cloud, Microsoft, IBM e tanti altri player, tanto per fare alcuni nomi. Ognuno ha la sua cassaforte, lì dentro ci stanno i nostri dati e quei dati contribuiscono anche a far conoscere i nostri usi, le nostre abitudini, le nostre consuetudini. Su Facebook oggi attivi un account in maniera totalmente gratuita e chiaramente i tuoi dati, e lo sai perché l'abbiamo visto anche con lo scandalo Cambridge Analytica, vengono anche utilizzati a finalità di marketing anche per i partner di Facebook. Ecco,
Il problema è che un conto sono i nostri dati, gli usi, i costumi, la foto in cui veniamo taggati ad una festa o ad un evento pubblico. Un conto è quando con quella nostra valuta digitale inizieremo ad effettuare acquisti, magari su Spotify o su una piattaforma di booking online, Airbnb, eccetera, eccetera. Ecco, quello sarà un vero problema, perché questo fortino di dati sarà nella disponibilità di quelle grandi multinazionali che compongono oggi la infosfera di quel brand che è nato, che ci viene presentato come Libra. Tra l'altro, anche qui omaggi forse al latino. La Libra è la bilancia, in latino. Serve forse a riequilibrare. Il problema è capire riequilibrare a favore di chi o di che cosa. Ecco, non so se più inquadrabile come un monopolio, non so se inquadrabile come un oligopolio, però dobbiamo stare molto attenti. Stiamo arrivando a un punto nella storia dell'uomo nel quale le istituzioni si stanno già scollando, nascono nuovi partner, nuovi player privati che fanno anche cartello tra di loro per fornire determinati servizi. Tra questi, ovviamente, su tutti, un mercato molto facile da aggredire è quello dei nostri soldi, il mercato bancario. Io non so sentirmi più sicuro ad affidarmi delle banche o di un gruppo di nerd che stanno a Palo Alto e che comunque macinano soldi anche in borsa. E sono delle aziende private senza alcuna regola, senza alcuna costituzione. Sono degli stati fatti di popoli dove però le regole vengono decise semplicemente e soltanto sempre da qualcuno. E non vige, non vi è la democrazia, soprattutto non vi è la trasparenza. Ecco, quindi è un gioco abbastanza anche pericoloso. Non bisogna gridare al lupo, però al tempo stesso bisogna anche e soprattutto tenere gli occhi aperti. Comunque, non spacciatecela perché non è una criptovaluta. È ancora molto presto per dare dei giudizi, ma un po' di cazzate le ho lette, non era possibile non intervenire. Vi ringrazio per l'attenzione. Ovviamente io riprendo le comunicazioni ufficialmente in una situazione anche particolare. Sono sparito per un po', non lo dirò in questa sede. Sono successe delle cose anche nella mia vita, ve lo dirò. La vita comunque va avanti. Grazie a tutti. Ciao, buona serata.